Gianandrea Gavazzeni parlava di Fedora come di un'opera che è emblematica del verismo. Forse, anzi, diceva lui, l'avrebbe messa alla prima posizione in una sorta di antologia dell'opera verista. Di fatto, Fedora è un'opera pienamente concepita dentro i canoni della estetica e della modalità di concepire il teatro tipica del verismo, ma con qualche eccezione, diciamo, con qualche variazione sul tema. Una di queste, forse la più significativa, è che si tratta in sostanza di una sorta di romanzo giallo e fortemente improntato alla attualità del tempo nel quale fu scritta. L'opera nacque nel 1898 e riflette un po' gli avvenimenti, un certo modo di essere dell'aristocrazia, diciamo, negli ultimi decenni dell'Ottocento. Di fatto, si tratta di un romanzo giallo dal momento che l'intero primo atto è impostato come una sorta di indagine poliziesca. C'è un assassinio misterioso di un conte, il conte Vladimiro, che avrebbe dovuto contrarre matrimonio il giorno successivo con la principessa Fedora, e da lì parte questa indagine alla ricerca del colpevole. Il sospettato è Loris, il tenore, il conte Loris, che diventerà poi appunto il coprotagonista, diciamo, della vicenda negli atti secondo e terzo, in un gioco di rispecchiamenti con la principessa Fedora che si fa per gusto di vendetta, per ardente desiderio di vendetta, si fa una sorta di agente segreto al servizio della polizia russa. Ora, la donna, di fatto, in quest'opera è protagonista. Non a caso si tratta di un teatro che nasceva dal modello del dramma di Victorien Sardou, appunto la Fedora, che il drammaturgo francese aveva concepito espressamente per la grande, più grande attrice, diciamo, del momento, Sarah Bernhardt. E quindi l'imprinting di questa presenza forte e dominante della figura femminile è determinante, anche rimane determinante anche nell'opera di Giordano. Però ecco, anche in questo ruolo protagonistico della donna ci sono alcune varianti rispetto a quello che era la maniera tipica di presentare la figura femminile nel teatro dell'ultimo Ottocento. Fedora è la donna in assoluto, cioè angelo e demone nello stesso tempo, gioca tutta una serie di ruoli, ma nello stesso tempo è ingenua, nello stesso tempo non è mai dominatrice. È un'aristocratica che subisce gli eventi piuttosto che determinarli. Nelle varie peripezie di cui si permea poi la vicenda, appunto, di questa ricerca del colpevole, Fedora rimarrà come schiacciata dai continui possibili cambiamenti di situazione e alla fine, appunto, uscirà dalla situazione. L'ultima scena ci presenta un personaggio che dimentica il contesto nel quale è vissuta, che è quello dell'aristocrazia russa inserita nella grande aristocrazia europea, dimentica il dramma, perché poi ha scoperto che Loris non è assassino di Vladimiro, ma è stato un assassino per vendetta, diciamo, e Vladimiro è stato fedifrago nei confronti di Fedora, e ne nascerà appunto una passione d'amore, con cambiamenti di ruolo, perché a quel punto Loris vivrà il dramma delle tragedie che l'indagine di Fedora ha procurato sulla sua famiglia, sul fratello, sulla madre. Quindi alla fine Fedora esce in qualche modo da tutti i contesti e quasi si redime da questa sua ambiguità attraverso l'amore, attraverso la passione, attraverso il sentimento. In questo modo esce però anche dalla sua condizione di aristocratica, in sostanza, e vive una realtà che è di tipo, potremmo dire, borghese. L'ultimo grande brano dell'opera, il monologo, che inizia con le parole "tutto tramonta, tutto dilegua", segna quasi la fine di un mondo nel quale appunto l'aristocratica Fedora aveva potuto giocare tanti ruoli e che ora vede declinare. Un dato interessante è che in tutta l'opera
c'è lo spettro dei nichilisti e dei rivoluzionari che aleggia sulla vicenda. Bene, il dramma di Sardou dal quale l'opera fu tratto fu rappresentato nel 1882, l'anno dopo l'assassinio dello zar Alessandro II, e Fedora andò in scena nel 1898, 2 anni prima dell'assassinio del re Umberto I di Savoia a Monza da parte dell'anarchico Bresci. Allora ecco, quest'opera letta dentro nel suo tempo diventa un poco l'ultimo fotogramma, potremmo dire, di un'aristocrazia che sta perdendo il contatto con la realtà e che sta uscendo in qualche modo dalla storia.